Non un architetto, va bene. Sono un archeologo della Soprintendenza per i beni, Soprintendenza Archeologia della Liguria e sono responsabile per le grotte di Toirano del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo. Oggi abbiamo appunto inaugurato questa riapertura in realtà della Sala dei Misteri dopo 25 anni di chiusura al pubblico, grazie al fatto che sono state trovate sia le risorse economiche sia la volontà congiunta tra Comune e Soprintendenza per appunto rioffrire al pubblico questo bene culturale, che è molto delicato perché conserva delle vestigia di circa 12.000 anni fa, che testimoniano l'ingresso in una zona così profonda della caverna, prima che si chiudesse il famoso diaframma che l'ha sigillata fino agli anni 50, quindi era entrato l'uomo preistorico circa appunto 12.000 anni fa e ha lasciato delle tracce che sono costituite da palline di argilla lanciate contro la parete, tracce di carbone, mucchietti anche di carbone sul piano di calpestio, segni di scorrimento di dita sulle pareti e impronte di piede. Le datazioni che sono state fatte fino ad oggi danno appunto un'età di circa 12.000 anni avanti Cristo e i carboni analizzati all'epoca avevano restituito appunto tracce di carbone di larice. Ora il larice è una pianta, una conifera di montagna, di ambiente freddo. Oggi qui c'è una vegetazione mediterranea, quindi si capisce subito che era un'altra epoca, quando appunto l'uomo frequentava la Liguria e le caverne della Liguria. Nello specifico questa trasformazione dell'impianto di luminotecnica da luce alogena a luce a LED consente oggi di poterle rendere visibili e illuminate con delle garanzie di conservazione che appunto all'epoca della chiusura non erano più garantite, perché c'erano delle vecchie luci che facevano proliferare dei microrganismi, muffe, funghi, alghe che stavano compromettendo con delle patine nere, formazioni di patine nere, le pareti della Sala dei Misteri, quindi rendendo rischiosa la conservazione di queste tracce. Okay.